Buongiorno ragazze, bentornate sul canale e benvenuti nel Vlogmas numero 22. Allora, mi gioco come vuole festa, amore, amorina. Allora, Fabio è già andato via perché, come sapete, lunedì dorme qui da me. Io non ho montato il vlog di ieri, infatti, lo devo fare assolutamente adesso. Anzi, non, me ero proprio completamente dimenticata di finire a vloggare una volta finita la cena, che siamo andate a mangiare due pizze, come avete visto. E quindi adesso io mi sbrigo che devo ancora mettere proprio tutti i pezzetti di video sul computer e poi metterli nel programma appunto di editing iMovie, fare il video, esportarlo e poi metterlo su YouTube. Quindi un attimo, una mezz'ora impegnata insomma con queste cose qui. Poi devo uscire a fare la spesa. Che bello. Comunque, come vi dicevo ieri, alla fine il mio regalo, quello che mi doveva fare Fabio, appunto, che era la palette elegantissimi di neve, non ce l'aveva purtroppo. Anzi, mi ha detto che comunque certe case, tipo Alchemilla, Neve ed altre, hanno chiuso molto, molto presto e quindi comunque non ce l'avevano più disponibile, insomma. Quindi per i prossimi acquisti si aspetterà, insomma, dopo il 6 gennaio. E va bene, ragazzi, io faccio queste cose se no non mi spiego più. Ragazze, allora super novità, sto andando a prendere la macchinetta. Ragazze, sono super contenta, ho finalmente acquistato la macchinetta fotografica. Ve la faccio vedere. Aiuto, pure di farla cadere. Questa qua della Sony e l'ho presa da Euronics. Io quella che volevo prendere era una Canon. Solo che diciamo era finita l'offerta, quindi a prezzo conveniva più questa. Guardate quanto è bellina, troppo bella, mi piace un sacco. E vi dico che modello è. Tante volte magari state cercando un regalo che comunque non è troppo costosa. È la, faccio vedere la scatola, questa. Spero che si veda bene. È la Cybershot DSCH300. Sarà questo? Sì, il modello, vedete, c'è pure scritto qui. E ci ho già preso dentro la memory card che ho già inserito da 16 giga. E niente, sono troppo contenta. Anche perché così potrò iniziare a fare video un po' più decenti. E niente, quindi sono troppo contenta. Forse oggi pomeriggio appunto registrerò un video perché è da tanto ormai sinceramente che devo fare dei video. Non so bene se magari faccio quello sull'esperienza come ragazza alla pari, oppure qui c'è il gatto che smiagola comunque se lo sentite, oppure qualcos'altro che devo pensare. Mi erano venute delle idee insomma. Vabbè, sono troppo contenta. Questo ovviamente è il mio regalo di Natale dai miei genitori, però lo voglio usare prima di Natale, appunto ci voglio fare già i video. Poi, furba io, siccome a Natale andremo a casa di mia zia, io metto la fotocamera dentro la scatola, l'impacchetto, vado là, oh che bello, non lo sapevo, e la scarto, insomma, come se niente fosse. Comunque, vabbè, sono troppo contenta. Ecco, magari vi registrerò il video haul. Vabbè, per voi che vedete già i vlog, insomma, l'avrete già vista, no? Le cose, però, le cose che ho preso a Riccione, insomma, le ultime cose che ho comprato, ci faccio il video così, faccio il video con la macchinetta nuova, sono troppo contenta. Venuti al China, abbiamo fatto vedere che già hanno le cose di carnevale a fianco alle cose di Natale. Cioè, assurdo. E che mi hai fatto vedere? Cioè, queste, devo parlare? Vintage gomme, La dai, merda vintage gomme, finta. non capisco. Questo è quello, no? C'eravamo noi. Fuori bolla. Il contrario. Andate. E chi la compra? Anzi, te ne compri una di queste imbustate e dici, vabbè, a posto, arrivi a casa tutto al Non so dal contrario. nome. No, ecco, infatti, questa è giusta. Ecco, proprio quella fallata. No, mi sa che mi fio questa. Semplice. Poi ci scrivo tele note, le cose dei video, sono comunque fanno abbastanza spazio. Queste candele, fruites,
queste qua invece cremesche sono un sacco profumate, cioè questa al cacao fa morire, proprio troppo buona. E costano, sono penso in offerta, 5,90. Ciao ragazze, sono tornata a casa, mi sto struccando, però vi volevo far notare che io non lo so che cavolo è il mascara che mi casca a pezzi, è il Pupavampo, cioè non lo so, io l'ho utilizzato a volte in passato e non mi ha mai fatto questo genere di cosa qua. Va bene, io sto facendo una sorta di mi strucco con voi dentro il vlogmas. Boh, vabbè, comunque questa è la tinta lampone di Wygon che dal video sembra rosso, io boh, non lo so, anche Diva sembra eccessivamente rosso, quando in realtà comunque questa è di base fucsia, quindi boh, non lo so. Vabbè, adesso io mi strucco e poi più tardi arriva la mia amica che ci facciamo insieme la maschera di Sephora e insomma serata un po' così tisana, così, molto molto easy. Ragazzi, è stata qui la mia amica, fino adesso abbiamo fatto le maschere, per far vedere, abbiamo fatto questa qui di Sephora al loto e lei invece ha fatto questa al tè verde. Non ci sono piaciute particolarmente, anzi, entrambe abbiamo notato questa cosa che qui nella zona delle guance il mento iniziava un po' a pizzicare, diciamo a bruciare. Infatti non hanno anche, cioè non hanno manco un buonici, però vabbè, nel senso l'abbiamo fatta così, però sicuramente non le comprerò perché non mi sono piaciute, non ho trovato chissà quale effetto. E poi sono appiccicosissime, nel senso il liquido che rimane è veramente troppo appiccicoso. Lì dice che si potrebbe anche non sciacquare, ma io l'ho sciacquata perché era impossibile stare con quel coso appiccicato nella faccia. E nulla, io chiudo il vlog qui, non ho idea di quanto sia venuto lungo oggi. Comunque, io gli ho dato il mio regalino di Natale, che era un detergente viso che ho preso pure io ieri da Timiama. Era quello della Nonike, il detergente viso purificante, che è veramente molto molto buono. E invece lei mi ha regalato questo bagno schiuma qui del FM Gruppo, perché appunto lei tratta queste cose qua, e questo è quello alla pesca perché sapeva che mi piaceva tantissimo, quindi sono stata molto contenta di ricevere questo perché ha un profumo veramente ottimo. Non so com'è l'inci, però vabbè, ovviamente non mi interessa, anche comunque per i prodotti per il corpo, nel senso bagno schiuma, non sto molto a guardare l'inci. Comunque ragazze, va bene, io vi saluto, sono stanchissima, veramente un sonno. Vi mando la buonanotte, ci vediamo domani con un nuovo video.